Benvenuta. Grazie. Lei come si chiama? Io mi chiamo Ilaria D'Antona, vengo da Caltanissetta. Da Caltanissetta? Sì, Sicilia. Sicilia. E lei che mestiere fa? Io sono un architetto. Architetto. Lei è qui per il Salone del Mobile o vive a Milano? No, no. Sono venuta appositamente per visitare il Salone Internazionale del Mobile. Benissimo. Allora parto con la prima domanda. Cos'è per lei il design? Per me il design è uno strumento attraverso il quale è possibile interpretare quelli che sono i nostri gusti, le nostre esigenze, il nostro modo di intendere e volare tutto ciò che ci circonda. Quindi un elemento sicuramente di straordinaria importanza per ciò che riguarda appunto il nostro rapporto con tutto ciò che ci circonda. Benissimo. La seconda domanda che ti faccio è: qual è un oggetto che ami? E allora, sono parecchi di fatto gli oggetti che io amo, però devo dire che una particolare attenzione quasi sempre l'ho mostrata nei confronti degli oggetti che riguardano la casa e il benessere quotidiano. Quali sarebbero per esempio gli elementi in un oggetto che te la fanno amare? L'eleganza, la raffinatezza, la qualità, soprattutto dei prodotti e dei materiali che vengono utilizzati. Questi sicuramente sono gli elementi che mi colpiscono in assoluto. Benissimo. È un oggetto che magari vorresti vedere nel futuro, che non esiste già, qualcosa che potrebbe rispondere magari a una funzione che... Qualcosa che vorrei vedere nel futuro? Molto probabilmente qualcosa che riguarda soprattutto la casa e nello specifico l'ambiente domestico relativo alla cucina, quindi un'elevata degli strumenti da un punto di vista tecnologico estremamente sviluppati. Perciò qualcosa che usa la tecnologia, la sfrutta. Sì, sì, la tecnologia soprattutto in cucina, per esempio. Questo è qualcosa che mi colpisce, mi appassiona in maniera particolare. Benissimo. Allora passo alla terza domanda, che è: lei è di... scusami. Come si chiama di nuovo? Ilaria. Sì. Lei viene da Caltanissetta. Caltanissetta, grazie. E cos'è una cosa che lei ama della sua città? Della mia città amo il calore, la sensibilità, i colori, il clima, sono tante le cose che amo della mia città, tantissime. È una cosa che le manca? Una cosa che mi manca è una particolare attenzione a quello che è l'arredo urbano, per esempio. Questo devo dire che è una grande mancanza, ma che non caratterizza solo la mia città, ma tante città del sud in particolare. E rispetto a Milano, come vede questa attenzione? Pensa che qui c'è una maggiore attenzione? Sì, senza dubbio hanno dato una maggiore attenzione, ma non un'attenzione tale da raggiungere quell'optimum che ognuno di noi vorrebbe desiderare, vorrebbe avere nella propria città. Quindi io mi auguro appunto che gli architetti in genere e chi per loro possano progettare qualcosa che possa dare alla città nuovamente un valore per percepire gli spazi in maniera più calda ed efficiente. Tutto qui. Grazie mille per aver partecipato.